Immagina i dettagli della tua casa ideale. Colori, forme, materiali. Porte Garofoli, le uniche coordinate con armadi, parquet e boiserie. Porte Garofoli, la scelta per la tua casa. Salvatore Cusimano, autore del terzo gol nel 3-0 di Castelfidardo Montegiorgio. Da quando sei a centrocampo, insomma, le cose sono un po' cambiate per te. Hai iniziato a segnare, non ti fermi più. Questo è il tuo terzo gol in campionato. Sì, sono molto contento per il gol, ma soprattutto per la vittoria della squadra. Altri tre punti importanti che ci danno morale e ci fanno continuare. Insomma, siamo felici per questo. Anche per me. E niente, sono contento per la vittoria, questo è l'importante. Senti, oggi affrontavate un Montegiorgio che era venuto a Castelfidardo con molte aspettative dopo la vittoria contro la Recanatese di mercoledì, però ci è sembrato che insomma non c'è stata storia in campo. Sì, loro venivano da due risultati utili consecutivi, solo che anche noi venivamo da altrettanti risultati e non c'era andata giù la sconfitta dell'andata. E quindi avevamo voglia di rifarci e ci siamo riusciti, quindi bene così. Cambiano un po' le prospettive nel campionato, nel proseguo del campionato, vista la situazione in classifica? Forse cominciate a guardare un po' più in alto rispetto che alle vostre spalle? Certo, sicuramente star lassù è piacevole, però vogliamo sempre con i piedi per terra, ma... Ovvio, l'obiettivo principale era la salvezza, però io personalmente sono molto ambizioso, quindi noi giochiamo ogni partita per vincerla e dopo quello che verrà, verrà, insomma. Ora vi attende un turno infrasettimanale contro l'Aprilia, quindi si continua a giocare a ritmi serrati, però sembra che il Castelfidardo non ne risenta, anzi sembra che sia una squadra sempre molto in forma. Come vi sentite fisicamente? No, fisicamente stiamo bene, anche perché la squadra è giovane e non ci sono 11 titolari perché siamo tutti allo stesso livello, quindi ci sono tante alternative, quindi... Stiamo bene perché abbiamo gamba, ma soprattutto abbiamo entusiasmo e quello, siamo molto gruppo e quello è un bene per la squadra. Oggi a fine gara siete andati a salutare un gruppo di tifosi che chiaramente, non potendo essere presenti allo stadio, vi hanno seguito dall'esterno e comunque è importante il contatto, no? con la città, con la tifoseria. Certo, i tifosi indirettamente ci seguono lo stesso, ci seguono sempre e il miglior modo per ripagarli è vincendo, insomma, o dando l'anima, e noi ogni partita diamo l'anima, quindi... A prescindere, penso che sono orgogliosi di noi. Grazie Salvatore, in bocca al lupo.